Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi sono qui a portarvi la player review di Antoine Griezmann versione TOTS, giocatore che, detto proprio così, sinceramente detto all'inizio, non avrebbe bisogno di una recensione, perché un attaccante, una punta che si presenta con 95 di velocità, 97 di dribbling, 97 di tiro, 85 di fisico e addirittura anche 93 di passaggio, diciamo, come lo vedi, dici, ok, questo è Dio. Non vado ad ascoltare quello che dice, che mi dice qualcuno. In realtà, proprio per questo, quello di cui vorrei parlare è se questo giocatore è confrontato con molti altri attaccanti del suo prezzo e del suo livello, possa effettivamente valere il prezzo, ovvero di 500.000 crediti su PlayStation attualmente. Diciamo che Griezmann è, secondo me, lo dico subito, l'attaccante è forse il giocatore migliore e più completo di FIFA. Questo perché, come ho detto, tutti i valori sono alti, non c'è una pecca che riesco a trovargli, perché davvero, se i giocatori, ci sono giocatori veloci che non hanno fisicità, lui è entrambi, ci sono giocatori ottimi nel dribbling e in velocità che non sanno tirare, lui sa fare questo. Ci sono giocatori che magari sono freddi sotto porta, bravi sulle punizioni, ma magari sono lenti, non sanno impostare, lui sa fare questo. Giocatori che sono completi ma non sono ottimi di testa, lui ha 99 di colpo di testa e 98 di salto. Cioè, davvero, non fatico a trovare giocatori più completi di lui, forse neanche gli stessi Toti, come Messi, Ronaldo e Neymar, possono arrivare alla perfezione che questo giocatore rappresenta. Un giocatore che quindi, come ho detto, riesce a correre con una velocità superba di 95 per il generale. Dribbla praticamente chiunque, un'agilità, un controllo palla, un dribbling secco che fa spavento con anche 4 stelle skill, e così come è stato per tutte le sue versioni precedenti, oltre a queste caratteristiche, quella più importante è il tiro. E come forse voi ricorderete o saprete, come era stato per tutte le sue versioni IF, che ho tra l'altro recensito qui sul canale ad eccezione di una sola, l'ho sempre utilizzato e consigliato in un attacco a due, perché era lì che magari poteva destreggiarsi, poteva dialogare meglio con l'altra punta e tirare a giro sempre col sinistro. Questa carta invece l'ho utilizzata, come avete visto all'inizio, come attaccante unico, perché è un giocatore così bravo, così forte da riuscire a tenere l'attacco da solo. Potrebbe giocare anche con 10 bronzi, la partita la vincereste comunque, perché riesce a, diciamo, giocare da solo con la forza di due attaccanti normali. Prende palla, scarta tutti, tira da posizione impossibile, tira su punizione, segna di testa, tira i rigori anche ottimamente, perché no? E sta sempre dove deve stare. Diciamo che paradossalmente l'unico valore basso che c'è sulla carta, ovvero il 77 di forza, è anche quello. È falso perché sarà per il bilanciamento che, nonostante sia di 80, sembra qualcosa in più, ma non cade mai. Forse, pur probabilmente anche per l'agilità, gli avversari non riescono mai a prenderlo, anche i difensori forti. Era davvero difficile che mi rubassero palla. E poi, ovviamente, sotto porta, come ho detto, è freddissimo. Quindi, la domanda che ci ponevamo all'inizio del video era: è il giocatore migliore di FIFA? Sì, assolutamente. Proprio per questo, tra i pro, non faccio una lista di tutte le cose, ma semplicemente, come è stato per alcuni Toti, che secondo me sono inferiori a Griezmann TOTS, è tutto, tre contro non c'è niente, e tre come voto gli do addirittura 10 più. 10 più perché, diciamo, si merita innanzitutto questa carta, che è di 95 euro per la sua stagione fenomenale, che ha portato l'Atletico ad altissimi livelli, ma diciamo si merita questo voto perché, come ho detto, è un giocatore che, come voi comprate e mettete in campo, posso assicurarvi anche in divisione 1 non perderete mai, o almeno sarà una partita comunque in cui lui segnerà 2-3 gol. Può esserci l'avversario più forte che volete in difesa, a lui basta prendere palla, mal che vada tira da lontano con il suo 93 di long shot, mal che vada tira a giro da lontano a 99 di effetto, mal che vada
si procura una punizione, segnerà anche quella, un cross al centro, di testa la butta dentro, davvero è incredibile, dovreste solamente provarlo per capirmi. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, io ringrazio Alberto per averci prestato l'account e fare la review, Alberto Utente del nostro gruppo al quale invito a iscrivervi, trovate il link in descrizione, qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti!